Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Oggi è venerdì 28 luglio, la Chiesa celebra la memoria di San Vittore I, Papa e Martire. Escono dalla scadenza del 2026 del PNRR la tratta ferroviaria Roma-Pescara, due lotti della Palermo-Catania e una parte degli investimenti per le RTMS, lo European Rail Traffic Management System. Le risorse saranno utilizzate su altri lotti delle tratte Napoli-Bari e Palermo-Catania. È quanto riferisce una nota del Ministero dei Trasporti diffusa alla fine della cabina di regia a Palazzo Chigi. Il MIT sottolinea però che gli oltre 39 miliardi di risorse finanziarie da destinare alle infrastrutture e sistemi di trasporto saranno interamente spesi come da programma. Il ministro Salvini punta ad ottenere altri 2 miliardi su fondi Repower EU. Ma sulla vicenda è comunque polemica politica. Il ministero smentisce la regione mettendo nero su bianco l'uscita dal PNRR e dalla scadenza 2026 dei finanziamenti per la velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara. A mettere a nudo Marsilio è lo stesso Salvini, che toglie le risorse e nulla dice su tempi e sulla copertura dei progetti che restano fuori, come nulla dice la regione. Resta il fatto che per la Roma-Pescara servono almeno 5,6 miliardi, dove verranno reperite tutte le risorse e con quali tempi, così il capogruppo del PD in Consiglio regionale Silvio Paolucci. Dalla maggioranza replica il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale d'Abruzzo, Massimo Verrecchia. Il ministro Salvini dice e conferma ulteriormente la certezza della realizzazione del progetto di velocizzazione della tratta Pescara-Roma, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno, mettendo una parola fine ai tentativi di tutti i detrattori del centro-sinistra di mistificare la realtà dei fatti. Sono oramai mesi in cui non mancano occasioni per accampare scuse che non stanno in piedi, pur di ridimensionare il grande lavoro che il governo regionale a guida Marsilio e quello nazionale a guida Meloni stanno riuscendo a compiere, se ne facciano una ragione, rispetto a chi non ha avuto la capacità o la volontà invece di iniziare alcunché. Ho chiesto al ministro Musumeci di affrontare il problema incendi con la ragioneria dello Stato per stanziare risorse preventive e concentrare elicotteri e Canadair da posizionare su singoli territori. Lo Stato deve intervenire preventivamente dandoci disponibilità di risorse per incrementare mezzi aerei e di terra e permettere a questi mezzi di alzarsi in volo per ricognizioni preventive, non solo per spegnere il fumo. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, durante il sopralluogo in località Bagnaturo di Prato La Peligna all'indomani dell'incendio sul Monte Morrone. Oltre 500 ettari di bosco sono andati in fumo. L'ufficio scolastico per l'Abruzzo ha autorizzato anche quest'anno oltre 3.000 posti di insegnante di sostegno nelle scuole abruzzesi. Ancora una volta, il 1 settembre arriveranno nelle scuole tanti docenti precari per cercare di garantire l'inclusione scolastica degli alunni con handicap. Lo sottolinea il segretario generale della CISL Scuola Abruzzo Molise, Davide Desiati. Un numero talmente insufficiente di posti, scrive in una nota, che ogni anno da decenni il Ministero dell'Istruzione e del Merito costringe, tra virgolette, l'Ufficio Scolastico per l'Abruzzo ad assumersi la responsabilità di autorizzare un numero elevatissimo di posti in deroga, ovvero di posti eccezionalmente ed annualmente necessari, che addirittura quest'anno ha superato la normale dotazione. Lo scorso anno, ricorda Desiati, erano 2.829 docenti e quindi ci sarà un aumento di 473, perché sono notevolmente aumentati sia gli alunni con handicap sia la gravità degli handicap. È necessario non solo garantire la presenza di un insegnante di sostegno, ma anche la migliore qualità dell'inclusione scolastica. Assicurare stabilità ai docenti, conclude, significa garantire agli alunni continuità didattica.
E sempre sulla scuola la CISL segnala anche un'altra situazione. Prosegue nella totale indifferenza sia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sia della politica nazionale e regionale lo stato di crisi che da tanti anni caratterizza le segreterie scolastiche. È trascorso inutilmente un altro anno, sottolinea sempre il segretario generale della CISL Scuola Abruzzo Molise Desiati, da quando denunciavamo la grave necessità delle scuole abruzzese, perché ne erano già 53 e nel frattempo non è stato fatto nulla per sanare la situazione, mentre ogni singola scuola si trova a gestire centinaia e centinaia di migliaia di euro di fondi del PNRR, rischiando anche di perderli. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha espletato il concorso per direttori dei servizi generali e amministrativi che ha concluso l'iter autorizzativo e non ha nemmeno avviato una procedura per la stabilizzazione di quanti, svolgendo mansioni superiori, hanno garantito il funzionamento delle nostre scuole. Controlli di legalità focalizzati sugli interventi di ricostruzione pubblica post-terremoto più rilevanti e una serie di atti tipo per agevolare il lavoro delle stazioni appaltanti. La vigilanza preventiva dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che fino ad oggi scattava per gli appalti di forniture e servizi, compresi quelli di architettura e ingegneria, di importo pari o superiori a 100.000 euro, d'ora in poi si concentrerà sulle procedure sopra i 215.000 euro, mentre per gli appalti di lavori la soglia che conduce al controllo preventivo sale da 350.000 a 1 milione di euro. Sono le principali novità del nuovo accordo che disciplina l'alta sorveglianza ANAC sulle procedure legate alla ricostruzione pubblica post-sisma del 2016 dell'Italia centrale. Ricordiamo che l'ANAC è l'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'accordo è stato presentato in una conferenza stampa a Roma, a Palazzo Wedekind. L'accordo è firmato dal commissario straordinario del governo la riparazione e ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, dal presidente dell'ANAC Giuseppe Busia, dal presidente della regione Abruzzo Marsilio, dal presidente della regione Lazio Rocca, dal presidente della regione Marche Acquaroli, dal presidente della regione Umbria Tesei e dall'amministratore delegato di Invitalia Mattarella. Due importanti ingressi siamo dunque alla politica in seno a Forza Italia abruzzese. In queste ore infatti arriva l'annuncio dalla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani, vice premier e ministro degli esteri, dell'ufficializzazione per quanto riguarda gli ingressi di Roberto Santangelo, vicepresidente vicario e consiglio regionale e presidente del consiglio comunale dell'Aquila, già federato con gli azzurri, e di Sara Marcozzi, consigliere regionale del gruppo Misto. E siamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso al mattino, mentre nel pomeriggio sera saranno possibili annuvolamenti localmente consistenti a ridosso dei rilievi in attenuazione in serata e nottata. Tempo stabile nel fine settimana con possibili annuvolamenti, specie nel pomeriggio di sabato e nella serata di domenica, con temperature massime in lieve aumento. Temperature appunto in aumento, specie nei valori massimi, venti deboli, mare poco mosso, localmente mosso durante le ore centrali della giornata. E con i dati di abruzzometeo.org noi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.